Buon inizio di giornata e bentrovati a Prima Notizia, l'appuntamento mattutino con caffè, rassegna stampa e le prime informazioni dalla Basilicata. Oggi è il giorno del rientro in classe per 72.000 studenti lucani per il secondo anno consecutivo tra i banchi in epoca Covid. Parleremo di questo, ma parleremo soprattutto delle preoccupazioni legate alla maggiore mobilità dei flussi di popolazione proprio dovuti alla scuola, con il rischio che possa tornare a crescere la curva dei contagi, ma nell'edizione di stamane ricorderemo anche Elisa Claps, come fatto ieri dalla famiglia e dell'associazione Libera contro le mafie in occasione del 28° anniversario della sua scomparsa e della sua morte. Spazio anche alla politica con le ripercussioni delle dimissioni dalla carica di assessore regionale di Francesco Cupparo. Infine c'è lo sport con il pareggio del Potenza e la sconfitta del Picerno, ma iniziamo subito partendo appunto dalla scuola. Quest'anno ci sono due nuove armi per limitare i contagi da coronavirus: le vaccinazioni e i Green Pass, due strumenti fondamentali per ripartire, come hanno ricordato a Potenza dal palco della CGIL la ministra Carfagna e il segretario generale Landini. Vediamo il servizio di Michelangelo Russo. Si torna in classe al 100% e questa volta niente didattica a distanza. Primo squillo di campanella per 72.443 studenti che cominceranno l'anno scolastico 2021-2022. Di questi 45.193 nella provincia di Potenza, 27.250 in quella di Matera, circa 1.600 alunni in meno rispetto allo scorso anno. Ma ci sono anche altre differenze, in primis i vaccini anche per gli over 12. Oggi, su una platea di quasi 41.000 teenagers lucani dai 12 ai 19 anni, il 66%, ovvero 27.000, hanno fatto la prima dose, mentre il 43%, 27.000, anche la seconda. E c'è un'altra arma per combattere la diffusione del Covid ed è il Green Pass obbligatorio per personale scolastico e docenti, uno strumento fondamentale per la ripresa del paese, come hanno ricordato dalla due giorni della CGIL il ministro per il Sud Mara Carfagna e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Il Green Pass serve per tutelare la salute dei cittadini e serve anche per mettere in sicurezza la ripresa. Il Green Pass serve per ridurre le esplosione di eventuali nuovi contagi e di eventuali nuove ondate che, se dovessero esserci, costringerebbero a nuove chiusure e a nuovi lockdown. Il Green Pass, che non prevede l'obbligo vaccinale, ma prevede una serie di strumentazioni, soprattutto quando questo entra nei luoghi di lavoro e affronta questioni che riguardano il lavoro, noi continuiamo a pensare che sarebbe utile che chi per lavorare ha bisogno del Green Pass dovrebbe anche avere la possibilità di avere i tamponi gratuiti, e non può essere che sia chi lavora che per lavorare deve pagare qualcosa. Sarà un anno speciale dopo due anni difficili, ha dichiarato il presidente della regione Basilicata Vito Bardi. Devo ringraziare i più giovani che hanno risposto con grande senso di responsabilità alla campagna vaccinale condotta dalla regione e indirizzata agli studenti. Invito tutti a continuare a rispettare le regole di prevenzione. Un messaggio agli studenti lucani arriva anche dal presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala. L'augurio è che sia per tutti un anno sereno, evidenzia Cicala, affinché possiamo essere in grado insieme di superare le difficoltà che si presenteranno, di accogliere la possibilità che ci viene offerta dalla vita di essere migliori di ciò che siamo, ciascuno nella propria parte e per i propri compiti affidati. Adesso iniziamo la nostra quotidiana rassegna stampa partendo dalla prima pagina della Nuova del Sud di oggi. L'apertura è dedicata all'anniversario, al 28° anniversario della scomparsa della ragazza potentina Elisa Claps. Sangue innocente nella Trinità, lì mai più sacramenti, altro che la Chiesa, con noi c'è la brava gente. Sono le parole di Filomena Iemma, la mamma di Elisa, 28 anni dopo appunto dalla morte di sua figlia. Filomena torna a dire no alla riapertura al culto della Chiesa della Santissima Trinità. Da quel 1993 lì hanno fatto battesimi, cresime e matrimoni. Credo che basti così. Andiamo nel taglio centrale.
contagi stabili e riparte la scuola tutti in classe, ma con la mascherina, lo abbiamo visto nel servizio di apertura, sono oltre 70.000 gli studenti a rientro tra i banchi questa mattina. Sempre nel taglio centrale c'è il punto di vista di Nino Grasso, che oggi parla del silenzio di Bardi sulle dimissioni dell'assessore regionale alle attività produttive Francesco Cupparo. Nel taglio basso giovani, degrado e movida, potenza politica allarmata, ex Ocean. Siamo alla cronaca sindacale, lettere di trasferimento al nord per i 126 lavoratori, ma la Will Trasporti impugna tutto. Nello sport Serie C, il calcio di Serie C, il Potenza sfiora l'impresa a Catanzaro, Cianci però dice no, la dura legge dell'ex del Potenza, sempre in Serie C, Simeri punisce il Picerno, Melandrini sconfitti per 1-0 dal Bari, primo KO stagionale in Serie D. Coppa Italia, non l'estende rotonda, il Francavilla passa il turno, Coppa d'autunno, che spettacolo, a Lanzaloni la gara di regolarità che ha invaso il Vulture Melfese. Adesso andiamo, passiamo subito alle pagine interne della Nuova del Sud, siamo appunto all'emergenza coronavirus, 4 ultra cinquantenni in terapia intensiva al San Carlo, 3 però, 3 di questi non sono vaccinati contro il Covid, nessun decesso nell'ultimo bollettino, mentre sono 42 i lucani che hanno contratto il Covid a fronte di poco più di 600 tamponi processati, screening di massa ai lavoratori più esposti a Montescaglioso. Andiamo nel taglio basso, attivi gli ambulatori di terapia del dolore in tutti i presidi ospedalieri dell'azienda regionale. Voltiamo pagina e passiamo al punto di vista di Nino Grasso, che oggi si occupa di politica regionale, ma soprattutto del silenzio del presidente della regione Vito Bardi sulle dimissioni del suo assessore Francesco Cupparo. Tra le piccole moine della festa della CGIL, Grasso appunto racconta quello che un episodio avvenuto in occasione dell'ultima serata della festa della CGIL, in particolare la serata dove erano presenti sul palco il presidente Bardi, il segretario Landini e la ministra Carfagna, un momento nel quale Bardi, il presidente, avrebbe potuto chiarire la posizione della regione in merito appunto al passo indietro irrevocabile della assessore forzista, lo ricordiamo, assessore dello stesso partito del presidente Bardi, d'assessore Cupparo, ma il presidente ha preferito non pronunciarsi su questa vicenda. E adesso cambiamo argomento. E torniamo a Potenza, una giornata di raccolta, no scusate, sono trascorsi 28 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, era una domenica proprio come quella di ieri, la famiglia, la comunità potentina e l'associazione Libera contro le mafie hanno voluto ricordarla tornando a chiedere verità e accendendo i riflettori sulla possibilità di riaprire la chiesa, ma non al culto, ce ne parla Rocco Romanelli. Sono 28 anni, esattamente una giornata come il 12 settembre di 28 anni fa, la manifestazione delle macchine d'auto, la bella giornata, e a quest'ora già cercavamo Elisa. 28 anni senza Elisa Claps. 28 anni in cui la memoria di quel sorriso non è mai venuta meno nella comunità potentina, come non si è esaurito il desiderio di verità da parte della famiglia. È davanti questa chiesa, non a caso, perché ovviamente Elisa è stata poi ritrovata 17 anni dopo in questa chiesa e abbiamo poi scoperto che era stata barbaramente assassinata, ma il valore di farlo qui davanti è anche un valore non solo di memoria, ma anche di monito e ancora una volta di appello alla verità, perché questa chiesa, è inutile nascondersi, ha fatto da sfondo in questa vicenda, da sfondo sinistro in questa vicenda, e nasconde ancora molte delle verità di questa storia che non sono mai venute a galla. Uscita di casa con un'amica per un appuntamento con Danilo Restivo, da quel giorno di lei si è persa ogni traccia e per 17 lunghissimi anni il suo corpo è rimasto occultato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità nel centro storico di Potenza. Nell'anniversario della sua scomparsa, Libera Potenza e Libera Basilicata hanno voluto ricordarla lì dove tutti i suoi sogni sono stati infranti. La memoria di Elisa va ricordata sempre. Elisa è ancora qui ad aspettare le verità. Elisa è morta in questa chiesa, quindi questa chiesa non è responsabile
di tutto quello che è successo, però è il luogo che va ricordato in memoria di Elisa, quindi è un luogo che va rivisto, non può tornare normale al culto sapendo che in questa chiesa è successo quello che è successo. Quindi noi di Libera chiediamo un tavolo con la chiesa, con tutti, un tavolo dove questo luogo deve rinascere. Oggi si discute sulla possibile riapertura della chiesa al culto, una circostanza che la famiglia e buona parte della comunità potentina non approva. La chiesa, io non voglio che vengano celebrati i sacramenti. È stato versato il sangue innocente di una ragazza di 16 anni. Ho sempre detto che i lavori si dovevano fare, però non aprirla al culto, perché Elisa nel sottotetto per 17 anni ha assistito battesimo, comunione, cresima, matrimonio e funerale. Quindi dei sacramenti ne sono stati celebrati tanti, quindi basta, sacramenti no. E nelle pagine interne della Nuova del Sud è dedicato un ampio approfondimento del collega Celestino Benedetto sull'anniversario della morte e della scomparsa di Elisa Claps. Lo abbiamo sentito proprio da Filomena Iemma, la Potenza per Bene ricorda Elisa, in questa chiesa ci sono stati battesimi, cresimi e matrimoni, credo basti così. 12 settembre 93, 12 settembre 2021, mamma Filomena rinnova il no alla riapertura della Trinità, non voglio che vengano celebrati i sacramenti. La stessa Filomena Iemma dice: una lotta continua e lo sarà per sempre finché sarò su questa terra. Lotterò. Ci sono tre cose che voglio sapere dalla Chiesa, che ha manovrato i fili di questa storia, che ha cercato di tenere Elisa per 17 anni nel sottotetto, occultandone il cadavere, e chi le ha preparato la tomba a distanza di 28 anni. Ieri mattina il presidio organizzato da Libera. Per tutti gli approfondimenti vi invitiamo a leggere il pezzo del collega Benedetto sulla Nuova del Sud di oggi a pagina 3. E adesso restiamo a Potenza e parliamo di giovani, degrado e movida, SOS di Cannizzaro e le forze di minoranza raccolgono le firme. Ragazza ubriaca e sola alle 5 in periferia, il post denuncia dell'ex consigliera regionale Simonetti. E domani alle 18 in piazza Prefettura in programma una petizione lanciata dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle. Preoccupano l'uso di alcol e droghe e gli atti vandalici nel centro storico. Il presidente del Consiglio Comunale di Potenza dice: si avvii subito un percorso di dialogo con tutti coloro che sono vicini ai ragazzi. Restiamo sempre nel Potentino con l'avvertenza ex Ocean, la Wiltrasporti impugna i provvedimenti del gruppo CISA, lettere di trasferimento al nord inviate a 126 lavoratori, il segretario regionale Cefola ha anche inviato una nota al prefetto di Potenza Annunziato Vardè chiedendo appunto di aprire un tavolo di confronto con l'assessorato alle attività produttive. Purtroppo, come abbiamo visto prima, l'assessorato regionale alle attività produttive è vacante in seguito appunto proprio per le dimissioni dell'ex assessore Francesco Cupparo. E adesso cambiamo argomento e parliamo di emergenza sangue, una giornata di raccolta straordinaria organizzata dalla FIDAS con il sostegno dell'associazione Vola per sensibilizzare sulla donazione e coinvolgere sempre più persone in un gesto salvavita. Isabella D'Andrea. Sensibilizzare sull'importanza della donazione, promuovere una diffusa coscienza trasfusionale e avvicinare sempre più persone ad un gesto che può fare la differenza, accentuando lo spirito solidaristico di tutti i cittadini. È la mission che muove l'intero impegno della FIDAS e che si colloca alla base della giornata straordinaria di raccolta promossa da FIDAS Potenza con il coinvolgimento dell'Associazione Regionale Vola della Protezione Civile. Donando si può cambiare il mondo di una persona. Questo è lo slogan che ha accompagnato l'iniziativa. L'impegno è cercare di portare nuovi donatori e creare nuovi giovani per il futuro, perché come sappiamo la popolazione sta invecchiando e ci vuole un ricambio generazionale. La ringrazio moltissimo la Protezione Civile, in particolare Ruggeri Vite, che ci ha permesso di organizzare questa giornata di raccolta con molte prime donazioni, quasi tutti giovani. Avremo altre iniziative insieme,
cercheremo sempre di migliorarci in tutti i modi. Ci siamo resi conto sul campo praticamente che effettivamente c'è bisogno di sangue, quindi ci siamo messi in prima linea per cercare di portare quanto più gente possibile, visto che stiamo vedendo che gli ospedali ormai hanno carenze. Un supporto che non termina qui, previste in futuro numerose iniziative. L'obiettivo di FIDAS è infatti anche creare una rete tra le associazioni per aiutare il prossimo. Protagonisti della donazione e coinvolti nel duplice ruolo di donatori e promotori, in primis gli associati di Vola, insieme a tutti i donatori, con tantissime prime donazioni. Un impegno, quello di FIDAS, che in questi mesi non si è mai fermato. La FIDAS e soprattutto i donatori durante la pandemia non si sono mai arresi, sono sempre stati generosi e disponibili alla chiamata, quindi alla donazione. Quindi Potenza quindi sta organizzando questa attività grazie quindi alla Protezione Civile, Associazione Vola, per poter sensibilizzare sempre di più i donatori, perché come ben tutti sanno il sangue non si produce ma semplicemente viene raccolto sulla disponibilità e la generosità dei donatori. Mentre il mondo intero doveva bloccarsi causa forza maggiore, l'emergenza sangue non finiva e quindi la FIDAS ha continuato nel suo encomiabile lavoro, nella sua encomiabile azione sociale che ha salvato e salva quotidianamente tantissime vite umane e deve essere sostenuta moralmente e materialmente con tutte le azioni che le amministrazioni a tutti i livelli possono mettere in campo. Io sono molto grato alla FIDAS, sono molto grato alla Protezione Civile che è qui a sostegno della FIDAS proprio per valorizzare questa iniziativa e per sensibilizzare la nostra comunità sulla raccolta sangue, proprio perché purtroppo, a prescindere dalla pandemia, la richiesta è sempre incessante e quindi bisogna continuare a donare, bisogna continuare a salvare vite umane. Adesso da Potenza passiamo a Matera, anche nel comune della città dei Sassi, crisi politica come in regione, alcune scelte errate, il PSI in ombra, l'assessore Tantone si dimette, grana per il sindaco Bennardi, comune di Matera, lascia l'assessore in sella da soli 11 mesi, il sindaco dice i confronti non sono mai mancati, l'ultimo incontro con il gruppo Verdi PSI risale a giovedì scorso, Tantone appunto lamenta dei rapporti lacerati all'interno della maggioranza, mentre la replica del sindaco Bennardi va in tutt'altra direzione, affermando appunto rapporti comunque positivi all'interno dell'esecutivo comunale. Adesso passiamo alle pagine dedicate allo sport, in particolare al calcio di Serie C. Abbiamo questa doppia pagina, Potenza, colpo sfiorato, Cianci però, Cianci dice no, match di sacrificio per i rossoblù che vanno in vantaggio nell'unica occasione, poi l'attaccante giallorosso fa valere la dura legge dell'ex, nel finale l'arbitro assegna un rigore molto discusso dopo un tocco leggero di Coccia sull'attaccante di casa, Gallo disinnesca il gioco dei padroni di casa con uno schieramento accorto nella ripresa, Mattino trova la zampata che illude i lucani, ci sono tutti i commenti a caldo di questa partita, il tecnico ha detto un passo avanti rispetto alla gara con il Foggia e c'è tutto un approfondimento nelle pagine 14 e 15 della Nuova del Sud di oggi. Restiamo sempre alla Serie C con il Picerno che invece si è arreso a Simeri, prima sconfitta per l'11 di Palo, i pugliesi passano di misura con un gol nella ripresa ieri proprio al Viviani a Potenza, ritmi blandi nel primo tempo, nella seconda frazione i Galletti trovano il guizzo, attacco però ancora a quota zero. Adesso vediamo insieme qual è il tempo previsto per oggi con gli esperti di Meteo7. Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla 9 TV, buon inizio settimana, una settimana che si preannuncia, lo dico già subito, con toni molto molto vicini all'estate, quindi avremo temperature decisamente miti,
tempo buono, quindi dopo il peggioramento del fine settimana che ha visto il ritorno delle piogge su alcune zone della Basilicata, non su tutte, ma insomma su diverse zone, ecco, non alcune, diverse zone, hanno visto anche diversi millimetri di pioggia. Dicevo, torna il miglioramento, ieri ultimi residui fenomeni sulle zone ioniche, qualche isolato temporale nelle zone interne occidentali. Da oggi si apre una settimana all'insegna della stabilità con alta pressione che dovrebbe garantire bel tempo e temperature, come dicevo, superiori alle medie. Vediamo la cartina di oggi preparata da Meteo7, una cartina che vede la Basilicata praticamente con tanto sole su tutta la nostra regione, quindi avremo una giornata all'insegna del bel tempo. Nel pomeriggio qualche fenomeno non è da escludersi completamente sulle zone interne meridionali della regione. I modelli indicano la formazione di un solo cumulonimbo temporalesco, insomma una sola cellula temporalesca tra la Calabria e la Basilicata, quindi qualche fenomeno non si può del tutto escludere. Nel complesso la giornata sarà sicuramente buona, con temperature che vedete sono in deciso aumento, soprattutto nei valori massimi, dopo la diminuzione avutasi tra sabato e domenica, tra sabato e ieri, quindi una situazione che vede le minime di 13 gradi a Potenza e 16 gradi a Matera, con massime di ben 27 gradi a Potenza e 28 gradi a Matera, sono valori di almeno 4 gradi in più rispetto alla media di metà settembre. I venti sono deboli da nord-est, con mari che sono poco mossi o mossolo ionio, ma che tendente a tondoso in attenuazione. Andiamo rapidamente alla giornata di domani, con ancora tanto sole sulla nostra regione. Mattinata cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio i soliti annuvolamenti, dovuti all'instabilità pomeridiana, quindi più che altro alle correnti ascensionali che vanno verso l'alto, trovano aria più fredda, si formano delle nubi e occasionalmente anche domani ci saranno un paio di manifestazioni temporalesche in tutta la regione, quindi parliamo di pochi chilometri quadrati, quindi nessuna preoccupazione, il tempo rimane sicuramente estivo. Le temperature in leggero aumento, i valori minimi 14 a Potenza, 17 a Matera, massime stazionarie o in aumento ancora di 1 grado, 2 gradi sulle zone orientali, quindi 27 a Potenza, 29 gradi a Matera, qualche località potrebbe raggiungere nuovamente i 30 gradi, quindi per essere a metà settembre sicuramente sono valori del tutto estivi, quindi come dicevo si preannuncia una settimana all'insegna del caldo, sopportabile sicuramente, e per un nuovo peggioramento dovremo aspettare probabilmente tra domenica e lunedì. Per il momento ci godiamo queste giornate. È tutto per oggi. Arrivederci sulla Nuova TV. Ringraziamo sempre Meteo7 per fornirci le cartine aggiornate giorno per giorno. È tutto, arrivederci. Adesso diamo uno sguardo alla prima pagina del quotidiano del Sud, edizione Basilicata. Anche qui c'è l'anniversario dei 28 anni della scomparsa di Elisa Claps. Tre domande alla curia: la mamma, sono disposta a chiuderla questa storia, ma prima la Chiesa deve rispondere chi ha manovrato i fili di questa vicenda. Restivo è l'assassino, ma non è stato lui a fare tutto il resto. Io voglio sapere chi c'era dietro. 28 anni dopo il delitto Claps, incontro davanti alla Trinità. In Basilicata si parla anche di coronavirus, in Basilicata positività oltre il 7%, oggi rientro a scuola per 72.000 studenti lucani, rimpasto a Matera, campo democratico contro i 5 Stelle. Sul caso Cotugno invece nell'Alto Bradano cittadini e comuni insieme per dire no a nuove estrazioni. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, fra poco. Parco Tompagnulo a San Cataldo di Bella, nuova gestione. Immerso nel verde, il Parco Tompagnulo offre vasti spazi per grandi e piccoli, un servizio professionale attento alla cura dei dettagli con la possibilità di usufruire di una consulenza completamente gratuita per progettare ogni tipologia di eventi privati di alto livello. Parco Tompagnulo aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Pranzo su prenotazioni, per informazioni 349 34 44 066. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro.
E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Ristrutturazioni chiave in mano con noi. Eccellenza qualitativa, la garanzia di affidare ogni fase, processo e lavorazione a noi, la chance di avere una ristrutturazione sartoriale con il massimo della convenienza e del comfort. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. E dopo la pubblicità passiamo alle pagine nazionali del Quotidiano del Sud. Studenti in classe, banchi di prova in 9 regioni. La Basilicata è la prima regione al sud dove si torna a scuola. In Calabria invece e Puglia si tornerà lunedì 20, lettera del ministro Bianchi. Ritrovarsi a scuola è una gioia grandissima. C'è anche un focus con le novità, tra novità e vecchie regole legate appunto al rientro in classe. Ecco le principali misure anti-Covid per il nuovo anno scolastico: c'è il Green Pass, le mascherine, classi e banchi, igiene, gite e test salivari. Siamo alla prima pagina del Corriere della Sera, così sarà esteso il Green Pass, il via ad ottobre per statali e personale di ristoranti, trasporti e spettacolo. In settimana ci sarà il decreto del Consiglio dei Ministri, ricomincia la scuola, ma resta il rebus dei controlli su professori e genitori. Repubblica, Italia non abbandonarci, centinaia di afghani che hanno collaborato con il nostro paese non sono riusciti a fuggire, invocano soccorso, i talebani li vanno a cercare casa per casa, Farnesina è difesa al lavoro, ma mancano canali sicuri per farli uscire. Intanto il Papa ieri ha incontrato il premier ungherese Orban, parole nette su antisemitismo e migranti, lotta al Covid. Giorgetti, intanto torniamo appunto alla questione dell'emergenza sanitaria, Giorgetti, il ministro del Mise, spinge sul Green Pass, bisogna essere pragmatici. La Stampa, qui l'apertura è dedicata all'odissea del piccolo Eitan, lo riporteremo in Italia, in ospedale a Tel Aviv. Lo scontro fra le zie vive un'altra tragedia perché non si trova a casa sua. Il giornale, Salvini, Lamorgese, duello nel governo, già respinto da 4 stati, il somalo che ha accoltellato un bimbo, alta tensione su immigrazione e sicurezza nel taglio alto. Faccia a faccia di Papa Francesco con Orban, due idee opposte di cristianità. Passiamo poi al reportage sulle soldatesse alleate dei nostri militari, tra le morte viventi afghane condannate per averci aiutato. Il Fatto Quotidiano, pass, sbarchi e fisco, Draghi appeso ai capricci di Salvini, settimana di fuoco tra oggi e domani, il premier prova a stanare il leader leghista. La Verità, a Londra si rimangiano il Green Pass come avrebbe appunto chiesto il premier Johnson, noi tutti in coda invece per entrare in classe. Il Messaggero, fisco e lavoro, ecco la manovra, il governo pronto a impegnare fino a 22 miliardi, oltre al fondo per superare quota 100, prevista la riduzione delle tasse alle aziende che assumono e la proroga del super bonus. Nel taglio centrale, obbligo di vaccino, entro un mese la decisione finale. Il Mattino, manovra meno tasse sul lavoro, anche qui si parla appunto della manovra, misure da 22 miliardi sul fondo del tesoro, la riforma del reddito di cittadinanza, pensioni, caccia i fondi per superare quota 100 e per poter lasciare il lavoro a 62 anni.
Il Sole 24 Ore, lavoro autonomo, giovani in fuga dalle professioni, più posti nella pubblica amministrazione, nuove abilitazioni agli albi diminuite del 15% in 10 anni, effetto del piano nazionale di ripresa e resilienza tra concorsi, 8.600 posti solo in settembre e incarichi. Italia Oggi, anche qui si parla di professioni, di giovani in fuga, in calo i praticanti di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai a causa dei redditi inconsistenti degli under 40, soprattutto al sud Italia. Siamo adesso ai quotidiani sportivi, in particolare la Gazzetta dello Sport. Il diavolo ci mette il codino, Lazio dominata, Ibra con la treccia, entra e firma il 2-0. La stessa apertura è dedicata dal Corriere dello Sport, il Divincodone, Pioli e Mu in vetta con Spalletti, Inter fermata dalla Samp, brividi a Roma. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.